Vieni a vedere. R6. Che diavolo è l'R6? Lo mettono nel siero vitaminico. Sperimentano su cavie umane. È il siero vitaminico? No, è il vaccino antinfluenzale. È il vaccino umano. Non stanno mescolando il loro farmaco con le vitamine, ma con il nostro vaccino. Il carico parte domani. L'hanno testato sull'uomo e poi imballato perché sembrasse vaccino antinfluenzale. Quando uniranno questo carico con quello vero, non si noterà la differenza. E nessuna agenzia governativa si preoccuperà del vaccino se dovrà esaminare la vitamina dei visitors. E probabilmente sarà solo uno sciroppo vitaminico. Loro sanno con esattezza in che modo fregarci. I media ci bombardano di notizie su epidemie, pandemie, e noi corriamo a farci un'iniezione per proteggerci. Su questo contano, sulla nostra prevedibilità, la nostra natura umana. Ogni mossa è calcolata, non è vero? Qualunque cosa faccia Anna è calcolata, sì. Quindi che facciamo? Smettiamo di fare quello che ci rende umani? Io dico solo che più saremo prevedibili, più saremo vulnerabili. E adesso una domanda. Che cosa ci ha portato il Natale? Le solite cose. Festoni colorati, pioggia e influenza. Una vera epidemia. 13 milioni di italiani a letto, un italiano su 4. E 5.000 sono passati a miglior vita. Le strade, le fabbriche, gli uffici, i mercati si sono mezzi vuotati. A riempirsi sono stati gli ospedali. Doppi letti dunque, anche se le cliniche sono sempre le stesse. Quando Mao starnuta, dice un proverbio inglese coniato da poco, il mondo si ammala. Infatti, l'epidemia di quest'inverno è nata a Hong Kong nel luglio del 68, un anno e mezzo fa. Ha impiegato 18 mesi per arrivare in Italia, ma in compenso ci ha colti del tutto impreparati. Adesso che è quasi passata, è risalita al nord, ha varcato le Alpi, possiamo fare il bilancio. Negativo, senz'altro. L'influenza non è pericolosa? E chi lo dice? Non bastano sciroppi e supposte, gocce e iniezioni che vengono dopo. Occorre fermare il virus prima che arrivi. Ma come? Col vaccino che c'è in qualche paese fuori d'Italia è stato distribuito, tenuto conto che il ceppo dell'influenza è quasi sempre lo stesso. Prevenire, insomma, non soltanto reprimere. Senza contare il pericolo di ricadute. Staremo a vedere. Fra 2 anni, fra 3, il girotondo ricomincia. Pensiamoci in tempo. Professore, sembra che questo Natale sarà contrassegnato da un'epidemia di influenza. È vero che non è ancora stato trovato il giusto vaccino? Sì, purtroppo dovremo ricorrere ai soliti antipiretici e antibiotici. Per proteggere il cavo orale. Nessuno immagina che questa brutta epidemia di influenza sia stata causata dal potere nero. Insorsi terrestri, non verrà risparmiato nessuno dal contagio.
Vorrei richiamare all'ordine questo conclave segreto degli imperi dei media d'America. Siamo qui per inventarci la prossima cacchio bufala crisi per far tornare gli americani al loro posto. Camere buie, spiaccicati alla tele, costretti a non saltare una pubblicità. Beh, io credo... NBC, voi siete qui per ascoltare e non per parlare! Che ne dite del caro vecchio panico da sanità pubblica? Sì, è un'idea! Una nuova malattia! Nessuno ne è immune, è come l'estate degli squali, tranne che invece degli squali è un'epidemia, e invece dell'estate è per sempre! Sì, ti piace? Mi dispiace essere colui che affossa quello che tutti gli altri amano. A lui piace essere proprio quello. Ma, Janice, noi abbiamo degli standard. Non può essere una malattia inventata. L'unica cosa che si può fare moralmente è rilasciare un virus letale fra la popolazione. Per puro caso ne abbiamo uno da parte, ma non è stato ancora testato. Vieni qui, NBC. Beh, noi crediamo nel fare i test, ma io penso... Sì! E così abbiamo la nostra malattia letale. Ora dobbiamo solo dare la colpa a qualcosa che è presente in ogni casa. Qualcosa di cui la gente abbia già un po' di strizza. È in arrivo l'influenza micioria, gente. Il centro di disinformazione per le malattie. Il centro di disinformazione per le malattie preannuncia con una certa probabilità che l'influenza micioria potrebbe diffondersi nel seguente ipotetico schema di epidemia. Perciò fate attenzione, quel corpo caldo sulle vostre gambe potrebbe distruggere le vostre tenere provviste. Ah! Abitanti di Springfield, rimanete sintonizzati per avere informazioni in caso avvertiste leggera sete, fame occasionale, stanchezza serale. Ecco, non so se questa sia mai stata una buona idea. Presto, Bart! Dobbiamo bruciare tutto quello che il gatto ha toccato prima che il virus ci renda paranoici! Ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione, senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. Al passato o al futuro, al tempo in cui il pensiero sarà libero, dall'era del grande fratello, dall'era
galera della polizia del pensiero. Da parte di un uomo morto. Saluti. Female President. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? We're broke. The country is broke? How can that be? The world. Quick, Lisa! Call off your... How bad is it, Secretary Van Houten? Yes, I am proud to be America's first straight female president. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? Non sono effetta, per favore! Niente è andato come doveva andare. 6 miliardi di persone sulla Terra quando è scoppiata l'epidemia. Sono un sopravvissuto che vive a New York. Sarò al porto di South Street tutti i giorni, a mezzogiorno. Nelle viscere della Terra. In un laboratorio di ricerca segreto, la sicurezza è stata violata. Un virus mortale in grado di contaminare l'intera umanità si è diffuso nell'aria. Ciao, uomo di neve. No. Papi, che cos'è la legge marziale? Si tocca il viso in media da 3 a 5 volte al minuto. Nel frattempo tocca maniglie, rubinetti e altre persone. Beth! Mamma! No, va in camera, tesoro! Perciò abbiamo un virus senza né protocollo terapeutico né vaccino finora.
È possibile che qualcuno voglia rendere la Viaria un'arma? Non serve che lo faccia qualcuno. Ci pensano già gli uccelli. Ecco, guarda, si trasmette così. Dobbiamo solo sapere in quale direzione va. Il primo giorno erano 2 persone, poi 4, e poi 16. In 3 mesi saranno 1 miliardo. È a questo che andiamo incontro! Hanno convocato la Guardia Nazionale, sposteranno il presidente in un bunker. Sarà l'inferno. Battere! Così la verità viene nascosta al mondo. Brucia i campioni, distruggi tutto. Pronto? Mi servono i nomi di tutti coloro che sono entrati in questa camera. È un'emergenza. Niente panico, ti farò portare a casa. Anch'io ho una famiglia, dottor Cheever, come tutti. Non toccare nessuno, non parlare con nessuno, sta lontano da tutti. Risalga in macchina, non siamo malati! Si adatta a noi prima di quanto noi ci adattiamo a lui. Sta mutando. Immaginate un virus, il virus più terribile che ci sia, e poi immaginate che siete solo voi a conoscere la cura per debellarlo. Se il vostro fine ultimo è il potere, come usereste al meglio quest'arma? A questo punto della storia entra in scena il nostro amico. È un uomo apparentemente senza coscienza, per il quale il fine giustifica sempre i mezzi. Ed è lui a consigliare che il bersaglio non sia un nemico della nazione, ma piuttosto la nazione stessa. Vengono scelti 3 obiettivi per rendere al massimo l'effetto dell'attacco. Una scuola, una stazione della metropolitana e un impianto di depurazione dell'acqua. Muoiono subito diverse centinaia di persone. Che Three Waters è stato effettivamente contaminato. Le autorità stanno tentando di controllarne la diffusione letale. L'ondata distruttiva ha cancellato la metropolitana. Alimentati dai media, la paura e il panico si diffusero rapidamente, separando e dividendo il paese, finché alla fine si individuò il vero obiettivo. Prima della crisi alla St. Mary nessuno avrebbe predetto i risultati delle elezioni di quell'anno. Nessuno. E poi, poco dopo le elezioni, udite il miracolo. Qualcuno credette fosse stato Dio in persona, ma fu opera di un'azienda farmaceutica controllata da alcuni membri del partito, che diventarono oscenamente ricchi. Un anno dopo alcuni estremisti vengono processati, dichiarati colpevoli e giustiziati, mentre viene costruito un monumento per canonizzare le vittime. Ma il risultato finale, la vera genialità del piano, fu la paura. La paura diventò lo strumento ultimo del governo, e con esso il nostro politico fu alla fine eletto con la nuova carica appositamente creata di alto cancelliere. Il resto, come si suol dire, è storia.